Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci in compagnia di Giuseppe di Lecce, In arte LDG. LDG, e vi parleremo di che cos'è il rap, il trap, insomma di questo mondo che attualmente Sta spopolando in sta Italia. spopolando in Italia. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in compagnia di DJ. LDG, che praticamente io ho conosciuto questo ragazzo sul web, ho visto qualche video. Siccome è di Matera, quindi della mia stessa città, mi sono incuriosito, ho detto, bah, io lo chiamo, lo invito in studio per parlare un po' di che cos'è. La trap e il rap. E quali sono le differenze che differenziano i due generi? Esatto, perché io non ci ho capito molto, perché sono un po' lontano da questi generi qui, però rap, trap, più o meno so che cosa sono, però non so perché c'è questa differenza. Ok, inizio presentandomi ai ragazzi. Io sono Giuseppe di Lecce, come ha accennato lui, sono di Matera e faccio rap da circa 2 anni. Oggi vorremmo parlarvi di qual è la differenza fra il rap e la trap. Esatto. Tu hai detto che per te è un mondo un po' estraneo. Un po' sì. Ok, quindi forse oggi il professore sarò io. Vai. Ok, allora, il rap è un genere che sicuramente è più vecchio della trap, ok? È un genere in cui non vengono valorizzate moltissimo le abilità canore dell'individuo, più che altro la capacità di fare rime, ok? E di scrivere anche dei bei testi. Ok, Sì. il testo, diciamo, è una delle componenti principali di un pezzo rap. La trap, invece, possiamo definirla un po' come una figlia del rap, ok? Perché non sono due generi differenti. Se ci venisse chiesto qual è la differenza fra i due generi, quella sostanziale, io direi che è l'utilizzo dell'autotune nella trap. Direi che è iconico. Ah, ok. Direi nella trap quella è la cosa che c'è in più rispetto al rap. L'autotune sarebbe un effetto che serve per intonare la voce. C'è già una puntata, tra l'altro, su questo canale che Sì. parla di autotune. Quindi vi lascio magari il link in descrizione, così chi è curioso di capire che cos'è l'autotune lo può vedere. Certo. Andiamo avanti. Quindi, e tu scrivi testi, ispiri a che cosa, cioè solitamente come nasce un pezzo? Tu fai rap o Sì, trap? allora io ho iniziato facendo rap, poi diciamo come tutti penso lo stile sia in continua evoluzione, Sì. quindi mi sono avvicinato al mondo della trap, ho detto sai cos'è, mi piace fare anche questo genere e ho iniziato a fare pezzi che andavano più verso questo mondo, però ho iniziato facendo rap. Principalmente per me scrivere un testo rap o trap è quasi la stessa cosa. Al giorno d'oggi, diciamo, fare trap significa scrivere un testo trap, significa ostentare ciò che ho, far vedere a tutti quanto sono figo, Ah, ok? ok. Però, secondo me, la mia opinione è che quando si scrive un testo bisogna tirare delle emozioni fuori, ok? Se dobbiamo scrivere una canzone e alla fine della fiera non abbiamo trasmesso nulla all'ascoltatore, per me abbiamo fallito. Ah, beh, certo, questo è un po', diciamo, in tutti i generi quello che poi viene fuori è il sentimento, è Sì. quello che uno prova e che mette Sì. poi in gioco su quello che è il brano che sta scrivendo. La musica alla fine deve far vivere delle Deve emozioni. comunicare, certo, e quindi chi recepisce si deve anche emozionare in un certo Esatto, senso. esatto. Ok. Senti, e tu come procedi per scrivere una canzone? Allora, inizialmente bisogna trovare una base adatta, ok? Sì. Allora, se il mio consiglio ai giovani che ci ascoltano, se tu che stai guardando il video sei un rapper e stai cercando di iniziare, ti troverai sicuramente a chiederti dove poter prendere le prime basi su cui Infatti, scrivere. sì. Diciamo che la fonte principale, come abbiamo iniziato tutti, è YouTube. Si trova di tutto, ok? Più in là, diciamo, si inizia a lavorare con chi te le procura le basi, chi le compone, Sì. quindi si inizia a lavorare con diversi produttori e una volta ottenuta la base, una volta che abbiamo la base,
La domanda che io come rapper mi pongo è: mi fa sentire qualcosa questa base? Mi sta trasmettendo. Mi vengono i brividi quando l'ascolto, oppure rimango così impassibile? Sì. Se la base ti fa sentire qualcosa la prima volta che l'ascolti, è la base giusta. Ok, quindi cosa si fa quando abbiamo trovato la base giusta? Il primo passo, diciamo che può essere diverso, ok, a seconda delle persone. C'è chi si trova meglio a iniziare scrivendo il ritornello, ok. C'è chi si trova meglio iniziando a scrivere magari la prima strofa. Poi comunque dipende anche dallo schema che segue la canzone. Sì. Ok. Quindi non c'è per forza l'inizio, non si deve cominciare a scrivere per forza dall'inizio. No. Magari uno trova prima il ritornello, che è la parte Sì. più cantabile, e poi dopo, in base a quello che dice il ritornello, scrivi la Esatto, strofa, esatto. perché comunque è un lavoro come il disegno. Uno può iniziare dagli occhi a disegnare un viso Sì. o dalla bocca in base a come si trova meglio. Esatto. Ok, e poi non è sempre così. A volte si può cominciare dal Certo. ritornello, a volte dalla strofa, in base a quella che è la nostra ispirazione del momento, Sì. magari. Ok, e io volendo trovare una base su YouTube, come cerco, cosa devo scrivere nella ricerca? Ok, allora partiamo dal presupposto che penso che tutti abbiamo un cantante preferito. Sì. Ok, e se parlo ai ragazzi e ai ragazzini che stanno vedendo il video, probabilmente il vostro fa rap o trap. Sì. Ok, allora il primo passo, io il consiglio che do sempre è, per arrivare a formare un vostro stile, partite facendo, cercando di imitare lo stile che più vi piace, perché da lì poi, col tempo, vedete che verrà fuori il vostro stile, inizierete a formare uno stile vostro vero e proprio. Certo. Ok, quindi su YouTube basta cercare il nome del vostro artista, ad esempio, se io ascolto Jamie Tights, che è un Sì. rapper, cerco Jamie Tights e poi il tipo di base su cui Jamie Tights farebbe una canzone, che si scrive Jamie Tights Type Beat. Ah, type beat. Beat sta Ok. per base. Facendo Sì. così possiamo trovare basi che si adattano a praticamente ogni genere, ogni stile. Ah, carino, E bella YouTube questa cosa. è davvero una libreria infinita di queste Sì, cose, sì, sì, sì. quindi Quindi c'è di tutto. uno comincia così, poi dopo, chiaramente, una volta che cresci, fai esperienza, ti fai realizzare le basi Certo. a misura per te e quindi poi procedi a fare i pezzi Sì. tuoi e tutto il resto. Ah, questa è una cosa molto interessante. Senti, tu hai cominciato 2 anni fa soltanto, Sì. Ho sei giovanissimo, hai 16 anni. 16 anni, quindi che cosa consiglieresti magari a chi comincia adesso per Sì. migliorare, che ne so, per fare come si dice, questo percorso? Allora, ragazzi, la cosa più importante, a mio parere, e questo è un consiglio che a sua volta mi è stato dato da un'altra persona. Io all'epoca non capii cosa volesse dire, solo dopo ho capito. La cosa più importante, secondo me, ed è anche la cosa più banale, è ascoltare tanta ma tanta musica. Però Ah, beh, sì, certo. bisogna ascoltarla attivamente. Cioè, nel momento in cui io vado ad ascoltare, magari il mio artista preferito, no? Sì. Perché io voglio, come abbiamo detto prima, magari arrivare a uno stile simile per poi sviluppare quello mio. E magari vedo il modo in cui lo fa lui e cerco di capire cosa c'è dietro, come arrivare a farlo anch'io, è in quel momento che io, anche mentre ascolto musica, sto migliorando, capito? Non è Certo. un qualcosa che deve essere per forza attivo, non Cioè, non devo. metto la canzone e faccio i servizi nel frattempo, studio, leggo, cioè l'ascolto cercando di Sì, capire sì. quello che sta facendo, come magari anche come mettere rime insieme, come mette proprio l'incastra le parole con la Sì. Sì, musica, esatto. attivamente in questo senso qua, proprio Sì. studiando quello che fa lui e cercando poi di farlo noi più o meno allo stesso modo. Sì, è importante comunque che teniate a mente se state iniziando o se avete iniziato da poco, che ottenere magari i primi risultati, magari i primi fan, anche un piccolo seguito, comunque richiede del tempo, ok? Ci sono alcuni ragazzi che mi scrivono, che mi dicono, sai, io non ottengo risultati, come posso fare? E io direi, la cosa più importante, basta, no, non ti fermare, Certo, ok? bisogna avere costanza. Esatto.
Tu immagina, io ho aperto questo canale 2 anni fa, Sì. primo anno ho avuto 1.000 follower, nel Ok. secondo adesso sono a 15.000 È quasi, una crescita esponenziale. e quindi è perché io comunque pubblico ogni settimana e Sì. quindi c'è un lavoro costante, Esatto. la gente riconosce il vostro lavoro e quindi piano piano vi segue, Certo. capisce che c'è un lavoro e che non siete dei fuochi di paglia, diciamo. Giusto. Bene, senti Giuseppe, io ti ringrazio Grazie a te, Mario. e benvenuto su questo canale. Chissà se prossimamente faremo qualche altra cosa insieme. Ciao ragazzi! Ciao a tutti.